Questo apparecchio è molto più confortevole per la donna e quindi la mammografia risulta complessivamente meno dolorosa. Inoltre, cosa ancora più importante, la dose è ridotta rispetto alle radiazioni ionizzanti che assorbe la donna. Infine, non ultimo, c'è un sistema, un software informatico che permette una più rapida attività da parte del tecnico rispetto agli aspetti anagrafici del paziente, della paziente in questo caso, che significa dedicare più tempo appunto alla donna. È arrivato il nuovo mammografo, da oggi a disposizione delle donne all'ospedale della Gruccia. È stato acquistato dall'ASL Toscana Sud-Est con i fondi PNRR per un costo complessivo di 170.000 euro. È un bel investimento, un investimento di cui sono particolarmente felice come direttrice sanitaria e che ci dà speranza di arrivare ad aumentare quei numeri che adesso sono un po' bassi di adesione delle donne a questo fondo. Fondamentale screening per la loro vita. Lo strumento è stato presentato in una data non casuale, è stata infatti scelta la giornata internazionale dei diritti della donna. Questo è sicuramente un passo decisivo perché sappiamo quanto la prevenzione sia importante per la tempestività delle cure e il fatto che venga presentato l'8 di marzo ha anche ovviamente un significato aggiuntivo. Io vorrei fare un invito caloroso perché ancora oggi il 25% delle donne non aderisce, non viene a fare la mammografia, nonostante l'invito che riceve dall'azienda sanitaria. La nostra zona peraltro è un po' sottomedia su questa percentuale, è importante che ciascuno di noi si senta responsabilizzato nel promuoverlo in modo tale ci sia un'adeguata adesione proprio perché possano esserci nei casi in cui sono necessarie delle cure tempestive. Nell'area provinciale aretina vengono effettuate circa 25.000 mammografie in un anno e rilevati oltre 350 tumori, molti dei quali trattabili proprio grazie alla diagnosi precoce.